In questi mesi abbiamo parlato tanto di rigenerazione, proprio sotto le vette dove nasce l'Acqua Levissima. È stata la montagna a ispirarci. E se l'ultima delle Regeneration Stories fosse un'intervista dedicata a lei? Già, la montagna non può risponderci, però anche lei ci parla. Siamo noi che dobbiamo imparare a riconoscere i suoi segnali. Il suo ecosistema è tra i più importanti del nostro pianeta. Ospita un quarto della biodiversità terrestre ed è una fondamentale sentinella per i cambiamenti climatici, ma è anche tra i più delicati. Levissima si impegna da anni a studiare e proteggere con azioni concrete l'ambiente montano. Ma solo grazie all'aiuto di tutti, la storia della montagna potrà rimanere la più importante storia di rigenerazione.